si potrebbe dire che il cuore del pensiero politico di Marx è l'idea di progresso o l'idea di rivoluzione, cioè il fatto che questo proletariato su cui incombe il peso della produzione del sistema economico e della produzione di senso del mondo, questo proletariato a un certo punto qualche cosa deve produrre. Poniamo che sia stato questo proletariato opportunamente istruito e portato ad autocoscienza, che è coscienza di classe ovviamente, da parte di un partito social comunista ben fondato sul pensiero di Marx, abbiamo già l'individuazione di, come si dice oggi, un target politico, il lavoro salariato, l'individuazione di uno strumento, il partito, rispetto al quale Marx da una parte ovviamente favorevole, dall'altra quando si è trovato davanti uno, il Partito Social Democratico Tedesco, ha detto tutto il male che poteva, ovviamente. Dico ovviamente perché non era di carattere facile. Mi piaceva comandare parecchio, come appunto, come mi diceva il povero Bakunin, che essendo un aristocratico aveva un impulso alla libertà, anche come libera scelta dell'individuo, infinitamente superiore a quello di Marx, e subito riconobbe in Marx un despota morale, intellettuale, filosofico. Alcuni era pazzo, per cui ha avuto il suo epilogo bolognese. Dunque abbiamo la necessità di trovare una mediazione fra il libro chiamato Il Capitale, dove si dice la verità, e le masse che quella verità devono conoscere, solo le uniche che possono davvero capirla, le uniche. Bisogna che qualcuno gliele spieghi, da cui i partiti socialisti, da cui la instancabile opera di divulgazione, che fa parte della politica, non è qualche cosa di accessorio, cioè bisogna, insomma, lì c'è l'esplosivo, e l'esplosivo ha bisogno di un innesco, e la continua lotta contro i deviazionismi e gli uniformismi e tutto ciò che ostacola la coscienza di classe, la formazione della coscienza di classe. La coscienza di classe non c'è in natura, nella storia, nella società, non è compiuta, è manchevole. Però il proletariato, la produzione, la fabbrica sono gli unici soggetti possibili, gli unici luoghi possibili in cui si può realizzare la coscienza di classe. Bene. E quando ce l'ha la coscienza di classe, che cosa te ne fai? Qui Marx oscilla moltissimo. Perché oscilla? Perché ovviamente la prima idea è la rivoluzione. La rivoluzione è un concetto moderno, è un concetto eroico, è un concetto semplificatorio, perché vuol dire con un atto, con un gesto, con una giornata risolvi una questione. Poi Marx da una parte è perfettamente immerso nel secolo delle rivoluzioni, dall'altra è un pensatore troppo sofisticato per affidare alla rivoluzione la soluzione dei problemi borghesi, la cena delle rivoluzioni. Quella di Marx, che vuole essere una rivoluzione non politica ma sociale, cioè una modificazione radicale dei rapporti di produzione, non può essere affidata a un unico gesto politico. Poi Marx non ama la violenza, non è sorello, è un violento come pensatore, ma in lui la violenza non ha un luogo teorico. La vede, ma appunto Marx ha
ha una struttura dialettica del pensiero, e la dialettica con la violenza non ci sta. La dialettica è mediazione, anche se è riconoscimento di tutte le contraddizioni, anche se alla fine giunge alla tesi che un rovesciamento deve avvenire, non affida questo rovesciamento a un gesto, a un conto, perché sarebbe troppo facile. Affida il rovesciamento a una maturazione, per cui ci deve essere, bisogna lasciare che ci sia un progresso. Naturalmente il progresso è un concetto borghese, il progresso borghese fa gli interessi dei borghesi, però serve anche a produrre una base sociale del proletaria estesa, e serve anche a dare il tempo al partito di radicarsi. Qui non siamo davanti a teoria del colpo di Stato, non ci sono colpi di Stato, colpi di Stato li fanno i borghesi, anzi a ricordo tutte le rivoluzioni borghesi sono dei colpi di Stato, perché una rivoluzione borghese viene sempre dopo, cioè è veramente un colpo di Stato che spazza via una sovrastruttura politica ormai incapace di contenere le nuove forme di produzione che sono già nate dentro il vecchio sistema politico, che trovano il vecchio sistema politico una gabbia che deve essere abbattuta, e cioè, c'è già ciò che importa. Quando c'è una rivoluzione borghese, ciò che importa è già avvenuto. Allora, la rivoluzione comunista invece si trova davanti al compito di creare ciò che importa, per cui, cioè il comunismo. Bisogna che prima i borghesi abbiano fatto tre quarti del lavoro, cioè abbiano sviluppato l'industria, abbiano allargato la base operaria, abbiano consentito, grazie alle libertà borghesi, la propaganda social comunista, e poi si tratta di capire che cosa avviene. E qui c'è il grande enigma. Marx di rivoluzioni vere non ne ha vista neanche una, cioè, ha visto quella del 48, che è quella da cui nasce l'idea che non bisogna fare le rivoluzioni senza prima aver fatto la critica dell'economia politica, e poi vede la Comune. E sulla Comune naturalmente spende parole di entusiasmo, spende maledizioni nei confronti dei prussiani e delle élite francesi, che fino al giorno prima si erano fatte la guerra e poi si mettono insieme per sparare sugli operai della Comune. Benissimo. Però lo sa benissimo che la Comune non è la grande rivoluzione. Per cui affida alla Comune un valore di testimonianza. Come si faccia a far politica? Marx non lo dice mai. È molto bravo a criticare gli altri che la fanno e non ha una teoria della politica. Meno che mai ha una teoria delle istituzioni di una società comunista, perché in una società comunista le istituzioni ne dovrebbe avere molto poche. E lascia tutto ciò incompiuto e offerto alle interpretazioni degli altri, da Sorel a Lenin, a Kautsky, a Bernstein, poi però Gramsci. Qui che vuoi fare? Perché? Forse siamo nel pensiero politico di Marx quando parliamo di questo. Perché? Perché Marx non può pensare la politica, perché il pensiero dialettico
non è normativo da una parte, per cui non pensa per universali, per ideali da una parte, e dall'altra sa che il pensiero deve entrare nella contingenza, certo, ma tutte le volte che il pensiero entra nella contingenza per il pensiero dialettico, la contingenza viene elevata a spirito o a struttura di qualche cosa, non è mai lasciata così com'è. E invece la politica è proprio fare i conti con la contingenza, e i conti con la contingenza nel pensiero non li fai mai, per definizione, perché se tu pensi la contingenza, non, quello che hai pensato non è più contingenza, diventa un concetto. Se pensi un oggetto, lo trasformi in un concetto. La contingenza si sottrae al pensiero. Il pensiero dialettico trova nella contingenza il proprio limite, sa di dover andare in quella direzione, ha la pretesa di penetrare ovunque, nella società e nella storia, però quando si tratta di produrre contingenza, non ce la fa, perché la contingenza non la si produce col pensiero. Per cui si ferma su una soglia, detto in un altro modo, in Marx non troverete l'immediatezza. L'immediatezza originaria, cioè il rapporto di funzione capitalistico, è essa stessa una mediazione. Il comunismo è un'idea limite. In mezzo c'è soltanto un sistema di mediazione, viste dai borghesi in un certo modo, da Hegel in un altro modo, da Marx in un altro modo ancora. Marx dice che alla fine della mediazione, come la vede lui, ci deve essere un rovesciamento. Ovviamente non dice né come, né dove, né quando, né perché. Cioè, a quel punto la dialettica tace. Non può che tacere. O, se prosegue, diventa riformismo. Cioè, teoria del progresso. Se accetta di cessare come pensiero, diventa sorella. O ieni, che è la stessa cosa. Non a caso sorella scritto il plaidoyer per Poulenny, l'elogio di ieni. Cioè diventa azione, ma quando diventa azione, l'azione è azione, non è il pensiero dell'azione. Per cui il fascino di Marx, che Marx esercita su Croce e su Gentile, è questo. Che questi che erano filosofi di gran classe leggono Marx e capiscono, oddio, qui c'è uno che sta dicendo che la verità della filosofia è la azione. Fantastico. E poi gli chiedono, e allora? E allora avete un Gentile che dice, beh, adesso dove poi penso io e penso l'atto puro, dove il pensiero e l'azione sono la stessa cosa. Croce che dice, beh, dove poi penso io e penso la storia, che è fatta tutta di azioni, e la filosofia non è nient'altro che storiografia. E allora ringrazio Marx perché ci dà un criterio per la storiografia. Oppure Sorel che dice, bene, l'abbiamo capita, allora la filosofia la si fa tagliando la testa ai socialisti che sono entrati in Parlamento, invece che star fuori per le strade a fare col mito, non con la ragione, a fare la rivoluzione per le strade. Oppure si fa come Schmitt che dice, va là, Marx, che sei ancora un hegeliano, che davanti alla decisione arretri, dici che c'è la grande decisione, il grande conflitto tra borghesia e capitalismo, lo dici e poi col tuo pensiero non ci si arriva mai, sei ancora un hegeliano.
cioè sei ancora tutto interno alla mediazione. La grande immediatezza la grande immediatezza ce la sorella. La grande immediatezza vuol dire fare il balzo fuori dal pensiero dialettico e entrare nel pensiero negativo, cioè abbandonare tutto, non credere più all'essenza del pensiero dialettico, che è la coincidenza di ragione e realtà. Allora, tu hai il pensiero negativo tanta più efficacia quanto meno hai coincidenza di ragione e realtà. La ragione è un coltello con il quale tagli la torta e basta. E allora non è più una ragione, ma è un'arma da guerra, è un mito, è una decisione. Ecco, se io devo parlare del pensiero politico di Marx, io devo parlare della politicità dell'economia, delle riflessioni di Marx sui filosofi politici che hanno preceduto e del problema politico di Marx. Il problema politico di Marx è che dopo aver detto che la politica come sfera staccata non esiste, dopo aver detto che la politica è dappertutto, tutta la struttura del suo pensiero è fatta in modo tale che la politica non si sprigiona mai. È capacissimo di criticare la politica altrui, è potentissimo. Tutti i tentativi di neutralizzazione del conflitto. Ma sul conflitto non dice niente. Chi ha detto qualche cosa sul conflitto, chi ha provato qualche cosa sul conflitto, o lo ha apertamente rinnegato, o ha continuato a dirsi marxista sottoponendo il pensiero di Marx a una torsione antidialettica. C'è poco da fare, Lenin è un antidialettico, può dire che gli pare, ma lo è, Solerno ne parliamo. Tronti è un antidialettico, cioè tutte le letture di Marx che pongono in evidenza l'elemento della conflittualità dove gestita da una soggettività, in questo caso operaia, eccedente la mediazione, una soggettività che si costituisce dentro ma anche fuori la macchina capitalistica. Sta parlando di qualche cosa che Marx non avrebbe capito. Per carità, è legittimo parlare di cose di cui Marx avrebbe avuto grande sospetto, certo, perché, però la struttura del pensiero di Marx è una struttura dialettica. Io in questo sono sicuramente debitore della mia lettura, che è anche per motivi biografici concentrata sulle interpretazioni di Adorno e sulla Neue Marxische Theorie, cioè sull'interpretazione del capitale come dello specchio della logica di Hegel, sostanzialmente. Ma, insomma, i segnali che Marx lancia, senza esserne richiesto, sulla dialettica in apertura del capitale, mi fanno pensare che almeno lui credesse di essere un pensatore dialettico, e con la dialettica fai molto, naturalmente, ma dopo tutto il pensiero dialettico è meno potente del pensiero razionalistico, perché il pensiero dialettico si pone molti meno problemi. È un banale pensiero costruttivistico, normativo, che ha come proprio rovescio, il pensiero negativo. Decisionismo è il volto oscuro del liberalismo, cioè di pensieri che affermano di essere pensieri della realtà, dentro la realtà, ma in realtà sono forme di intervento violentissimo sulla realtà, del dover essere più o meno motivati. Il pensiero dialettico aborre completamente il concetto di dover essere e la continua polemica di Hegel continua, ossessiva, è presente in Marx allo stesso modo. Il dover essere è una cosa inferiore
vero pensiero consiste nello scoprire l'automodificazione, lo svolgimento del reale, non nel mettere le braghe al mondo. Del resto la filosofia è sempre troppo tardi per insegnare al mondo come esso debba essere. Hegel, Marx, che si fa beffe di tutti i socialismi non dialettici, li chiama utopistici. Beh, il risultato del pensiero dialettico si consegna alla storia con la pretesa di averne in mano la chiave. E almeno finora, invece, sembra proprio di no. Questo non dice assolutamente niente sul pensiero dialettico, che lo scacco del pensiero dialettico non significa la sua inferiorità rispetto ad altre forme di pensiero. Perché il pensiero dialettico è custodito, un impulso umanistico, nascosto, ma custodito, un impulso umanistico, che in altre forme di pensiero è proclamato falsamente e in altre è apertamente ripudiato. Ecco. L'impulso umanistico presente nel pensiero dialettico può anche, ma qui sono proprio lorniano, può anche valere, come dire, può valer la pena di attestarci davanti allo scacco della dialettica. Sapere che quell'impulso umanistico non è ancora stato soddisfatto, invece che affermare che non sarà mai soddisfatto, pensiero negativo, oppure che è già stato soddisfatto, ma che volete di più, pensiero razionale.